filarmonica della chiesa di San Pietro predica il concerto di Natale, cioè quindi insieme con Ignazio Abate, per una riflessione e un saluto. Caro sindaco Monica, che oggi più che mai sotto i riflettori, e sicuramente la promozione della città negli ultimi anni è stata importante, non a caso la stampa estera si occupa di questa città e del suo lavoro. La mia domanda, caro sindaco, è proprio relativa al futuro di Monica e quindi cosa ci aspetta nel prossimo anno, e soprattutto la gioia di poter dire che, come il concerto di Natale si ripete a Roma, nella Basilica di San Pietro, oggi si compie a Monica dalla nostra santissima chiesa di San Pietro, e direi che ci proiettiamo sempre verso gli obiettivi più grandi. Grazie, buonasera a tutti, buon Natale a tutti. Io penso che la città di Modica, per quanto riguarda il fermento musicale, come ora non c'è mai stato, perché abbiamo una offerta ai nostri ragazzi importante, perché se non vediamo la presenza di una banda importante da ormai da 3 anni, 4 anni quasi, che si è messa in moto questa macchina. Mi ricordo i primi giorni quando sono venuti a parlare di questo progetto il presidente, così come fratelli Civello, su questo anche con altri amici, pensavo veramente sì, un progetto importante, non ci vuole tempo, non potevamo mai pensare che in un tempo così breve riuscire ad arrivare a un livello così alto ed essere presenti. Oggi sono presenti per ogni manifestazione che facciamo, sono presenti nei concerti importanti, hanno organizzato durante Gioco Modica, cioè il secondo raduno di bande che vengono da tutta la Sicilia. Questa è la dimostrazione che questi ragazzi vogliono bene questa città e si vogliono smettere in questa città. Prima di ogni altra cosa, la musica, sappiamo che unisce la musica, una parte importante della cultura che produce questa città, e quindi sono orgoglioso di loro, lo sanno loro, perché se questo noi non solo abbiamo messo a disposizione la struttura per inserire anche la città della programmazione del mondo, e per le poche risorse che abbiamo a disposizione, che mettiamo a disposizione per poter anche far crescere il vivaio, mettere a disposizione qualcosa per poter rifare anche l'altro, che è la città di loro. Quindi bravi, grazie per quello che fate ogni giorno, perché questo è tutto di sacrifici, perché la sera dopo lavorare sono persone che lavorano, sono che vanno a scuola e tutto, la sera dormirsi, sempre che provare e riprovare continuamente.